Adesso dedichiamoci un attimo a vedere altri oggetti che sono qua, non tutti, ma qualcuno che può essere interessante. Per esempio, io nella mia pagina posso aggiungere un gruppo comprimibile. Che cos'è un gruppo comprimibile? È un testo che può sparire per non occupare molto spazio nella pagina. Quindi io per esempio scrivo la vita dei leoni, benissimo, come titolo. Ingrandisco un po' il carattere, invece di un'intestazione voglio proprio che sia un titolo bello grande. In grassetto posso ancora ingrandire la dimensione, i colori li scegliete sempre in base a come volete, immaginate il vostro sito, perché anche in questo punto qua mi andrò a mettere come sfondo lo stesso sfondo che ho usato per le altre pagine. Naturalmente questo giallo può andare e può non andare, poi ognuno decide da sé. Ma perché ho creato un gruppo comprimibile? Perché qui sotto, per esempio, potrei voler inserire un testo lungo. Naturalmente, se sono un autore di un sito, sono un ricercatore, lo scrivo io il testo, ma dato che stiamo facendo un esempio, io vado a copiarlo da qualche parte. La dura di vita del leone, vabbè, vediamo un po' che cosa ci dice qua. Voglio scrivere un testo, quindi me lo copio, questo testo qui, e vado ad incollarlo qui dentro. Anche qui naturalmente andrò a cambiare il carattere, un giorno ci riuscirò. Allora, riproviamo. Ho perso il testo. Lo vado a ricopiare e lo vado ad incollare. A questo punto vorrei cambiare il carattere, il colore del carattere e renderlo bianco. Benissimo. Andiamo a vedere l'anteprima. Che cos'è il gruppo comprimibile? Il gruppo comprimibile fa sì che io veda il testo, soprattutto se è più lungo, aprirsi quando vado a cliccare su questa freccina oppure clicco sulla scritta, quindi può sparire. Il gruppo si comprime o si espande per risparmiare spazio nella pagina, perché voglio mettere magari altri contenuti ben visibili. Poi cosa potrei decidere di mettere? Vi ho fatto vedere l'uso di questi layout già predefiniti, questi blocchi, però io posso mettere dei contenuti miei direttamente, senza blocchi. Per esempio, se voglio mettere un video di YouTube, mi vado a cercare il video. Naturalmente noi stiamo facendo dei test, posso cercare qualsiasi cosa, ma un creator, come si deve, insomma, magari vuole presentare il video di un'altra persona, quindi andiamo su YouTube, andrà a guardare il video di che cosa parla e poi naturalmente deciderà se inserirlo. Allora facciamo finta che noi abbiamo stiamo cercando proprio un video che ci interessa molto da proporre nel nostro sito e supponiamo sia questo il video. Quindi a questo punto posso copiare con il tasto destro l'indirizzo link del video e andarlo a cercare qui. Lo incollo qui, cerco il video, ecco il video che mi interessa, seleziono e lo inserisco. Lo inserisco e mi viene inserito in una certa dimensione che io posso cambiare. Posso andare a gestire anche la posizione, sempre tenendo conto di queste linee guida. E quindi che cosa ho fatto? Ho inserito nel mio sito, andiamo a guardare un video di YouTube che posso far riprodurre direttamente, sempre che sia consentito l'incorporamento in altri siti da parte del creatore del video originale. A volte dei video si possono guardare solo su YouTube e non possono essere inseriti in altri siti. Oppure posso, per esempio, mettere un'altra sezione sotto, ma tra una sezione e l'altra voglio creare una divisione, uno spazio, perché guardate qui, se io vado a mettere lo sfondo qui sotto, lo stesso sfondo di sempre, sia qui che
che qui. Ora vado ad aggiungere delle foto. Qui vado ad aggiungere una foto. Vado a mettere la pantera. C'entra niente con i leoni, naturalmente, sono solo degli esempi che stiamo facendo. Ghepardo e leopardo. Eccoci qua. Vorrei però che ci fosse una distanza tra la sezione del video e una maggiore distanza. Quindi in questo caso che cosa faccio? Posso inserire uno spaziatore. Quindi a questo punto qui inserisco uno spaziatore, lui me lo inserirà qua al centro. Vedete, questo spaziatore non contiene nulla, si può solo cancellare, non posso scriverci o metterci dei contenuti, un video, un'immagine, però se gli vado a mettere lo stesso sfondo, quindi ho creato una separazione tra una sezione e un'altra. Naturalmente non doveva stare qui, io volevo portarlo qui. Volevo portarlo qui in mezzo, eccolo qua. Naturalmente spostandolo ho purtroppo perso l'immagine. Ecco qua, ho creato il mio spazio. Se vado in anteprima, c'è una separazione tra una sezione e l'altra sezione. L'immagine non aiuta, l'immagine che ho scelto come sfondo non aiuta a dare l'idea della separazione dello spazio, però se fosse un'immagine a tinta unita vi rendereste conto che qui c'è una bella distanza tra il video e la sezione sottostante con queste foto. Che cosa possiamo vedere più degli altri oggetti? Ho messo un video, ho messo anche uno spaziatore, ho messo delle foto. Se voglio inserire un'immagine, naturalmente lo faccio così. Se voglio inserire un testo nuovo, senza usare i layout, vado a cliccare su casella di testo e scrivo quello che voglio. Qui inserisco un testo e quindi ho creato una nuova sezione. Qui inserisco un testo, forse è troppo piccolo, però ingrandiamolo un po' e andiamo a vedere come viene. Ho inserito un testo libero all'interno del mio sito. L'immagine la inserisco così e posso inserire una mappa. Per esempio, mi va di far vedere una mappa Niger. Il Niger, voglio inserire una mappa del Niger perché so che in Niger ci sono i leoni più forti. Ecco, quindi qua posso aggiungere una casella di testo a fianco e scrivere qui vivono uno i leoni migliori. Ok, ingrandisco un po' questo testo, ora lo rimpicciolisco e posso spostare questa sezione qui con la mia mappa. Andiamo a vedere in anteprima come viene il mio sito. Ecco qua, ho una mappa che posso naturalmente usare. Ho inserito la mia mappa all'interno del mio sito web. Che altri oggetti ci sono più? Ce ne sono ancora di altri interessanti. Uno interessante, a parte questi qua che si interfacciano con i prodotti, gli altri prodotti di Google, quindi posso inserire un documento di Google Documents, posso inserire un foglio di lavoro di Google Sheets e così via, posso inserire un modulo, posso inserire dei grafici dall'interno di Google Sheets. Un altro oggetto interessante può essere il carosello di immagini. Allora, con un carosello di immagini io posso inserire più immagini, questa, poi vediamo questa, poi sto mano a mano inserendo delle immagini perché inserisci. Che cosa ho creato qui?
Quindi qui abbiamo creato una sezione che magari voglio spostare al centro così. Andiamo in anteprima e ho creato un effetto con le freccine. Posso scorrere le mie immagini avanti e indietro anche con, ci sono i puntini, e posso quindi avere un bel effetto, come si vede in tanti siti, con delle immagini che possono scorrere. Ok, allora diciamo che le cose più semplici che si possono fare con Google Sites sono state illustrate, quindi chiunque può cominciare a divertirsi, a cimentarsi con questo strumento molto divertente che può dare anche delle belle soddisfazioni. Ci vuole solo una bella fantasia e poi si possono ottenere tantissimi risultati veramente divertenti. Un buon divertimento allora con Google Sites e arrivederci al prossimo video. Ciao ciao a tutti.